Eccoci qui puntualissimi amici sportivi, buonasera e bentrovati. Siamo in linea calcio da apripista di Punto Centrale, che è l'appuntamento in prima serata di Canale 8 con Tony Iavarone, il direttore in conduzione, i suoi ospiti e anche una scheda da seguire, un approfondimento molto interessante, toccante, a firma della nostra Alessandra Martino. Ciò detto, ci concentriamo sul calcio perché siamo a metà della settimana che condurrà il Napoli ad affrontare il Genoa, una partita molto molto delicata. Delicata nel pomeriggio di sabato, da vincere assolutamente per ricacciare, per allontanare i malumori che ci sono e che dominano come veri e propri nuvoloni sul centro sportivo di Castelvolturno. Per quanto di fatto, e ve lo racconteremo tra poco anche con la nostra Italia in collegamento, Napoli-Barcellona sia già abbondantemente incominciata con le attività media programmate che vivremo e che vi trasmetteremo noi di Canale 8, e il sogno di poter mettere lo sgambetto ad una delle più prestigiose squadre d'Europa e accedere così ai quarti di finale della Champions League. L'annata rimane assolutamente difficile, complicata, e Walter Mazzarri con i suoi ragazzi proveranno ad aggiustare un po' il tiro per quanto possibile, perché ci sono tanti interessi ancora in ballo. Intanto Victor Osimhen, il caso pare destinato a rientrare, perché domani mattina il calciatore nigeriano tornerà alla base, saranno valutate le sue condizioni dallo staff medico del Napoli e io penso alla fine andrà in campo contro il Genoa. C'è un bisogno matto di Victor Osimhen, perché ha dimostrato il Napoli di avere grandissime difficoltà a mettere dentro il pallone, e si affronta una squadra, il Genoa, ve lo raccontavamo già lunedì nel nostro talk di inizio settimana, che è una squadra che subisce pochi gol, quindi molto chiusa, molto solida, e quindi è un banco di prova e un test probante per il Napoli di Walter Mazzarri, che non può più aggrapparsi agli alibi, ha bisogno di vincere, punto e basta, indipendentemente dalla qualità del gioco che si metterà in mostra. Andiamo a vedere, facciamo la nostra rassegna stampa, facciamo scorrere un po' di pagine. Eccolo qui l'Osimhen che cambia rotta, quindi c'è stato un po' il tira e molla, il ritardo, lui che ha vissuto una Coppa d'Africa non esaltante, 7 partite giocate, un gol realizzato, un calcio di rigore procacciato e poi indisponibilità per problemi intestinali, qualche infortunio, anche una lite interna allo spogliatoio. Questa è stata la Coppa d'Africa per Victor, con la vittoria soltanto sfiorata, e che invece è andata alla fine agli avversari della Costa d'Avorio. Andiamo avanti, eccolo qui ancora la falsa partenza di Osimhen, si indugia con una foto che lo mostra a terra proprio nella partita persa in finale contro la Costa d'Avorio. Solo panchina con il Genoa è quello che ipotizza il Mattino, ma io ho forti dubbi, perché di Osimhen ce n'è bisogno come il pane. Andiamo avanti ancora. Quegli addii a metà stagione, qui invece siamo su Piotr Zielinski, che ha svolto le visite mediche all'Inter, che da giugno sarà un nuovo calciatore della Benemata, e i colleghi del Mattino ripercorrono un po' gli addii a metà stagione, in particolar modo fanno riferimento alla vicenda di Lorenzo Insigne, che di questi tempi qualche anno fa svolse le visite mediche per il Toronto prima di diventare poi calciatore della squadra canadese. Ancora andiamo avanti, c'è anche una bellissima storia, una storia di sofferenza, di fatica, ma anche d'amore e la voglia matta di tenersi aggrappato alla vita. È il caso del direttore sportivo Walter Sabatini, direttore sportivo della Salernitana, cui dichiara amore, lo vedete, è stato vittima anche di un incidente, di fratture ad una vertebra e ad una gamba, però vuole incontrare la squadra e dice Salerno è ragione di vita, scommette sul gruppo e crede ancora Sabatini nella possibilità di centrare la Salernitana. E poi la Champions League, che ieri è incominciata, che questa sera di fatto incomincerà per l'Italia, perché la Lazio affronta il Bayern Monaco e per Kim Min-jae c'è il ritorno in Italia da campione, ecco, con la maglia del Napoli, lo fu lo scorso anno, ed è una partita anche questa molto importante. Perché? Perché l'Italia e le squadre italiane contendono alle avversarie di altre nazioni punti preziosi per mantenere
rimanere in alto nel ranking europeo, proprio la nazionale italiana, e garantire all'Italia anche il quinto pass, quindi un altro pass per la prossima Champions League, che sarà una Super Champions League con un nuovo formato e con nuovi grandi importanti introiti. Quindi fondamentale che la Lazio faccia una buona prestazione e che diano seguito alla prestazione dei biancocelesti, speriamo positiva. Naturalmente anche le altre italiane, a noi interessa su tutte il Napoli. Abbiamo finito con le pagine della nostra rassegna stampa. Io saluto gli amici che ci stanno seguendo anche sulla pagina Facebook di Canale 8, Enrico Porzio, Gaetano Proto che ci segue da Sorrento e Roberto da Villa Maria da Torre del Greco, sono i primi a staccare il pass del saluto qui nel nostro talk. E allora vi dicevo, c'è il Genoa sabato, c'è Walter Mazzarri che è intenzionato a tornare al 4-3-3, e trapelano da Castelvolturno anche un po' di malumori, di delusione da parte del presidente per l'utilizzo scarso, ridotto dei nuovi acquisti, dei nuovi arrivati, e soprattutto per l'assetto eccessivamente difensivo-difensivista di Milano, ma su quello ci siamo già espressi abbondantemente. È il caso di andare oltre. C'è Napoli-Genoa e c'è, possiamo dirlo e lo confermerà Italia che andiamo a salutare in collegamento Skype, Napoli-Barcellona, che è già abbondantemente incominciata, no? Ita, buonasera, ben trovata. Ciao Silver, buonasera. Sì, sì, per carità, il clima Champions, tra l'altro, potrebbe anche dare una scossa all'umore della squadra e soprattutto alla capacità di concentrazione, perché sai, gli obiettivi sono importanti nel calcio, soprattutto quando vieni da una delusione così profonda come quella che hanno vissuto e stanno vivendo i campioni d'Italia. Quindi magari, sai, la Champions resetta un po' tutto, è una competizione a parte, ma soprattutto che ricomincia con gli ottavi di finale. La partita non è semplice, però va detto che insomma il Barcellona vive un momento di difficoltà e probabilmente forse il momento migliore per incontrarlo, però come sempre poi dipenderà dal Napoli, perché puoi avere qualsiasi avversario di fronte e lo abbiamo visto tante volte in questa stagione: se la squadra non gira i risultati non arrivano. Per quanto riguarda il Genoa, sì, partita complicatissima, perché Gilardino è uno che sa mettere bene le squadre in campo, tra l'altro insomma ci sono anche un po' di voci circa un suo ipotetico arrivo a Napoli, uno di quei tanti nomi di giovani emergenti, ma tanto poi dipenderà da come finirà questa stagione del Napoli, perché se ci sarà spazio in Champions League e allora si potranno fare dei ragionamenti, altrimenti no, ma non perché il Napoli abbia poi magari dei vincoli a livello di investimenti, il presidente lo ha negato, anche se poi è tutto da verificare, no? Quando si tratterà poi di eventualmente comprare calciatori, ma perché ci sono poi dei soggetti che non verrebbero a Napoli se non si facesse la Champions. Tra l'altro insomma, ricordiamo che oggi c'è stata anche pubblicata un'intervista molto interessante che ha rilasciato Antonio Conte al The Telegraph. Cosa dice Antonio Conte? Dice, a parte il fatto che lui è uno di quegli allenatori famelici, no, Ita, che vive per il risultato, che vive per la vittoria e ha anche occhi e orecchie tesi alle voci degli altri, di quelli che lo vorrebbero invece perdente, sconfitto, quantomeno non vincente. Lui dice: non c'è spazio oggi per me, per una squadra o un club che punti esclusivamente al bel gioco, all'estetica del calcio. A me conta esclusivamente, per me conta esclusivamente vincere, e credo che insomma dia un apra e dia un riferimento abbastanza certo, al suo futuro, lo orienti notevolmente, almeno a chiacchiere. Poi ci può essere la pretattica, ci sono tante cose, anche nelle dichiarazioni, nelle interviste che si concedono, però qualche indizio Conte lo dà. Allora, un indizio che potrebbe essere interpretato in maniera positiva alla luce di un arrivo di Antonio Conte al Napoli è quando lui dice: io nel mio destino c'è quello di andare in squadre in difficoltà, io ho sempre ricostruito, quindi teoricamente potrebbe essere in questo e qui hai voglia a ricostruire qui e qua devi ricostruire praticamente quasi da zero.
Poi però dice anche un'altra cosa, dice il mio sogno, perché lo devo a mio padre, è quello di vincere la Champions League, e forse un po' si complica il quadro Napoli Sì. in tal senso. I passaggi interessanti sono anche relativi all'idea di gioco, lui parla sia della difesa 3 che della difesa 4, dicendo che adesso gli piacerebbe un po' insistere su questo sistema di gioco, e poi sottolinea quello che dicono tutti gli allenatori, ormai insomma c'è poco da ripeterlo, i moduli contano relativamente, quello che conta è come metti in campo i calciatori, e poi soprattutto fa un passaggio importante sul fatto che un allenatore debba comunque adeguarsi al parco giocatori di cui dispone per poter farlo rendere al meglio. Poi magari, visto che è così appassionato di Subbuteo, è perché lui dice che mostra addirittura sul tavolo del Subbuteo, caro Silver, la lanciamo qui adesso quest'idea, perché lui fa vedere proprio ai suoi calciatori come devono tutte le varie situazioni di gioco nel Subbuteo, che ritiene in assoluto il modo migliore per spiegarlo. Mi sembra, non vorrei sbagliare, che dalle nostre parti ci sia un campione mondiale o comunque insomma. Certo, il grande Bolognino. Esatto, quindi magari una di Massimo. queste sere lo vogliamo invitare, Silver, visto che è così appassionato di Subbuteo, potrà mettersi in contatto con Antonio Conte presentandosi e dicendo: guardi, lei usa il Subbuteo per spiegare ai suoi calciatori come devono mettersi in campo, io sono il campione mondiale di Subbuteo, e allora secondo me se ci incontriamo è pure simpatica la cosa, magari lo avranno già fatto. Possiamo, possiamo anche pensarla. Allora, voglio salutare Luigi Sbreglia che scrive: secondo voi i dubbi su Osimhen, se viene schierato contro il Genoa, sono frutto di indisposizione fisica? No, allora diciamo anche, diamo un po' di notizie, poi dobbiamo andare a correre letteralmente al telefono perché c'è un primo telespettatore in attesa e vogliamo fare interazione il più possibile fino poi a punto centrale delle 21.07. Sembra quasi l'arrivo di un treno, hai visto? Qui su Canale 8 con Tony Avaro negli ospiti nello studio centrale della nostra emittente, ma Victor Osimhen rientra alla base, rientra con qualche chilo in meno, abbastanza affaticato, è il destino dei calciatori che hanno speso tanto in Coppa d'Africa, tutti, immaginiamo un po' quelli che arrivano fino alla fine, cioè che sono arrivati a giocarsi l'ultima partita, poi Osimhen è così, è uno che gioca sempre per vincere, ma è anche irrequieto, turbolento, ansioso, è uno che vive alla sua maniera le partite, i trofei, i tornei, poi la Coppa d'Africa è un torneo al quale loro tutti, gli africani, tengono tantissimo. E l'ha vissuta alla sua maniera, 7 partite giocate, un gol fatto, un rigore procacciato, indisposizione, problemi intestinali, infortuni in campo, lite con lo spogliatoio e con il presidente della Federazione Nigeriana, ritardo al ritorno in Italia. Insomma, ragazzi, però, concludo, così mi dai anche tu il quadro sulle condizioni di Osimhen, il Napoli ha bisogno di Osimhen come l'aria, con una gamba, con mezza gamba, con due gambe, come vuole, ma come l'aria. Senza dubbio, sono assolutamente Silver, il calciatore è fondamentale. Io non so se giocherà con il Genoa, perché dovrà essere valutato domani, se appunto poi sarà confermato il suo arrivo intorno alle 8 a Capodichino, dovrà essere valutato sia da un punto di vista fisico dai medici, perché lui ha avuto un serio problema, un virus gastrointestinale che lo ha profondamente debilitato, e anche lì poi ci sarebbe da aprire tutto un capitolo, perché far giocare un calciatore in evidente stato di difficoltà lo può far facilmente anche andare incontro ad infortuni muscolari, perché c'è una forte disidratazione, per quanto poi loro compensino attraverso flebo eccetera, però è molto molto pericoloso, quindi certo, lasciamo stare. Ogni certo. volta che vai in Africa, Victor Osimhen, ci sono sempre una serie di problemi proprio a livello fisico. Però detto tutto questo, una cosa ci tengo a sottolineare, perché non mi sono piaciuti tanti commenti che ci sono stati sia da parte dei tifosi, ma non anche da parte di non tifosi, insomma, diciamo di addetti ai lavori, le narrazioni sul mancato ritorno di Osimhen in tempo non ce le siamo inventate noi, il calciatore aveva deciso di ritornare tra venerdì e sabato. Io non pensavo mai che sarebbe arrivato ieri, ma la logica voleva che secondo me arrivasse oggi, però arriva cioè giovedì, arriva giovedì, ma perché c'è stato un contatto tra il chiaro. calciatore Certo. e la società, che ha
portato il calciatore a usare il buon senso e ad anticipare il ritorno. Quindi non ci sono narrazioni sbagliate, ci sono cronache che vengono fatte sulla base dei fatti. Questo è importante perché poi la Guarda, gente si confonde. Rita, io diffido sempre di quelli che riprendono gli altri, cioè di quelli che svolgendo la stessa attività, lo stesso mestiere, la stessa professione, in maniera plateale riprendono i colleghi. Vabbè, Fatto. Bra. andiamo al telefono, pronto? Pronto? Niente? No, e allora lasciamo in sovraimpressione il numero di telefono, si sarà stancato di aspettare il nostro amico e ha tutte le buone ragioni, però io leggo un po' di messaggi. Luigi Di Donna scrive, Luigi da Torre del Greco, da ora fino a martedì si parlerà come vincere col Genoa e come vincere con il Barcellona. Non ci rendiamo conto che ci mancano 5 punti per la salvezza, Luigi, non siamo catastrofici assolutamente. Il Napoli, ecco, io voglio ripercorrere un concetto che è stato di Marco Bucciantini lunedì sera, come sempre molto interessante. Quando innanzitutto diceva Ita, rispondendo a Christian Bosco, ma come si può pensare di fare un Sentito. confronto tra due cose completamente E mele diverse? le pere. Le mele, le pere, le scarpe. Allora, paragonare la posizione del Napoli di Garcia con la posizione del Napoli di Mazzarri è veramente un'oscenità. Perché? Guardando il calendario delle due squadre, dei due momenti completamente diversi, far finta di non vedere o di non ricordare lo scempio che abbiamo visto in quei 150 giorni, che rimangono, lo ripeto, il punto di rottura ufficiale con il Napoli dello scudetto. E poi, se prendiamo Napoli-Milan 2-2 e il primo tempo di Napoli-Milan, che fu veramente inguardabile, e prendiamo la partita persa, l'ultima, dal Napoli di Mazzarri a San Siro, in quest'ultima tappa si è visto qualcosa che sa di squadra. In quella lì, in quella partita al Maradona, in quel primo tempo, non c'era veramente niente che facesse rima con squadra. Quindi confronti non si possono fare, sono due momenti molto diversi e con esigenze completamente diverse. Ora l'auspicio è che si possa finalmente arrivare a gruppo definito e correre, pedalare fino alla fine. Poi, insomma, i risultati si vedranno, però, insomma, tu cosa pensi? Penso che Garcia sia stato la persona che ha determinato la situazione che sta vivendo il Napoli adesso, perché lui non è riuscito a dare una linea di continuità a quella che era che erano i concetti di gioco di questa squadra, i codici attraverso i quali questi calciatori erano arrivati ad un obiettivo importante. Mettendo in crisi questo e non allenando più tutto quello, magari anche apportandoci delle modifiche, perché tu puoi sempre pensare a delle alternative, ma non allenando più questo ha fatto perdere l'autonomia. Basterebbe, Ida, basterebbe non allenando. Vabbè. No, poi si aprirebbe anche un discorso, però poi nel campo del pettegolezzo, voglio dire, noi non No, entriamo perché no, siamo seri, no. No, no. però sicuramente possiamo dire che insomma, le voci che ci sono arrivate da Castelvolturno raccontavano di un allenatore che svolgeva il proprio compito come quasi un impiegato, con un orario ben definito e insomma, limitandosi a determinate situazioni, cosa che poi i calciatori hanno vissuto come uno shock, perché sono passati da una persona proprio travolgente che li aveva attirati a sé, li aveva fatto il lavaggio del cervello, insomma, da una situazione come quella che conosciamo benissimo, non la ripetiamo più di Spalletti, ad una situazione del genere, dove però poi si mettevano in crisi tutti quei principi sui quali loro erano sicuri. Quindi si perdono le certezze, si perde gli automatismi perché va tutto allenato. Non è che perché uno ha fatto una cosa per 2 anni nel calcio, se non la fa più per mesi la ricontinua a fare bene uguale. No, tutto si esercita, va bene?
Quindi, detto tutto questo, poi ovviamente si è distrutto un patrimonio tecnico straordinario. Mazzarri, quando è arrivato, secondo me è stato molto ottimista, perché pensava veramente di poter risolvere facilmente la questione lasciandogli fare insomma, un po' quello che facevano prima. Però poi in realtà non è così banale, perché tu non è che puoi dire ai calciatori, ma non l'avrebbe mai fatto mister Mazzarri dopo 23 anni, come ricorda sempre lui di allenatore, fate voi, era impossibile una cosa del genere. Però pensava di riuscire a recuperarli più facilmente, non ci è riuscito con la strategia consolidata, e allora secondo me Silver però si è fatto prendere molto dall'ansia, perché ha visto che questa squadra prendeva gol da tutte le parti e ha detto io adesso sistemo un po' la fase difensiva e poi se ne parla. Il problema è che purtroppo la coperta è corta, perché il Napoli ha una difficoltà mostruosa, non tanto nel segnare, è quello evidente, ma nel costruire il gioco. E quindi secondo me adesso subentra l'altro problema. Mazzarri sarà adatto, per quanto innamorato del modulo 4-3-3, 4-2-3-1, di preparare questa squadra per giocare in quel modo? Io non lo so, Silver, questo lo vedremo. Di una cosa però sono certa e ci tengo a sottolinearla. Essere multitasking, fare tante cose diverse, è perfetto per un club, per una squadra che è sicura di sé, sa quello che fa e si trova in un momento positivo. Una squadra in difficoltà come il Napoli, secondo me, quando cambi troppe cose contemporaneamente anche nel corso di una partita, va in ulteriore difficoltà, perché tutto quello che pensa di aver acquisito poi lo deve rimettere un'altra volta in discussione. Quindi tutto questo cambio di moduli, io dal mio punto di vista lo vedo deleterio e non costruttivo. Però con il rientro con il ritorno di Mario Rui, difesa prevedibile a 4, ritorno a 4, formazione sostanzialmente tipo, pensando anche all'eventualità che Osimhen possa scendere in campo dal primo minuto, questo poi è da vedere, perché sarà valutato domani nelle sue condizioni l'attaccante nigeriano, però in linea di massima contro il Genoa dovrebbe essere il 4-3-3, chissà, io la butto lì con Lindstrom dal primo minuto, perché a me non dispiacerebbe per niente, ho idea e anche riscontri di un Lindstrom che dallo staff tecnico comincia ad essere visto alla stregua di Zielinski, ma più offensivo, e potrebbe starci. È chiaro, tu devi vincere, cioè ormai la zona Champions è lontana 7 punti, Lobotka, Anghissà, Lindstrom, posizione sicuramente un po' più per caratteristiche più offensivo rispetto a Zielinski, e poi il resto, cioè potrebbe anche starci, ma chiaramente è un'ipotesi. Assolutamente. Andiamo. Andiamo al telefono. Pronto. Ciao Silver, buonasera, saluto Italia. Ciao. Allora, io sono perfettamente d'accordo con quello che hai detto. Buonasera. Allora Silver, questa squadra ha perso l'identità di gioco, come ha detto Italia, è in fase di costruzione, ha tantissimi problemi. Io non capisco perché Mazzarri adotta, diciamo, una metodologia di gioco come si dovesse salvare, e invece, diciamo, il mercato è stato improntato a acquistare giocatori molto forti che hanno, diciamo, una vocazione offensiva, quindi dovrebbe giocare con il 4-3-3 o, se manca Zielinski, anche con il 4-2-3-1. Non capisco perché non va a Milano praticamente una squadra offensiva, quando noi abbiamo 7 punti dall'Atalanta, adesso anche il Bologna, che stanno correndo, dobbiamo raggiungere la zona Champions, che non la raggiungeremo probabilmente neanche, diciamo, quella Europa League, ma diciamo l'obiettivo primario adesso è quello, perché ha fatto un turnover scelerato in Coppa Italia e l'atteggiamento che non mi è piaciuto in Supercoppa. Adesso abbiamo il Barcellona che praticamente, diciamo, si qualifica da solo come discorso, e diciamo molto probabilmente perderemo gli 80-70 milioni della Champions. E io non capisco praticamente, se è andato in ansia, come dice giustamente Italia, è andato in ansia perché noi abbiamo una squadra che può fare benissimo il 4-3-3 anche con Lindstrom, come dicevi tu, sulla sinistra, e invece lui adatta praticamente un 3-5-1-1. Come fai praticamente tu a vincere a Milano con un 3-5-1-1? Ma come dicevi all'inizio della trasmissione, Osimhen praticamente anche con una gamba sola è fondamentale, sempre. Però è una squadra senza principi di gioco, senza schermi offensivi. Grazie Silvio, buonasera. Ciao Luca, come sempre velocissimo ed efficace il tuo intervento. Vai Ita, per chiudere quello che il concetto che stavi esprimendo, poi andiamo in pubblicità, naturalmente lasciando spazio a quanti verranno al telefono. Cosa stavi dicendo? Cosa stavi per dire?
Stavo dicendo che io su Mario Rui non è che adesso ci punterei tanto, perché secondo me al mister piace Olivera, sperando che non... Ma Olivera è pronto? Allora Silver, ti devo dire che la sostituzione di Mazzocchi, secondo me a Milano, è stata una delle cose che mi hanno lasciata più perplessa. Tu mi direi, ma perché Mazzocchi poteva decidere la partita? Non lo so se la poteva decidere, ma secondo me tra gli umani, nel senso che poi c'è il dio Kvara e quindi gli altri sono umani, era il migliore in campo e passavano tutti i palloni per i suoi piedi, stava benissimo, quindi quando l'ho visto uscire sono rimasta perplessa, non me lo spiegavo. Era più logico, con tutto il rispetto straordinario che noi proviamo nei confronti del capitano, eventualmente che uscisse Di Lorenzo. Ne volevi togliere proprio uno, potevi togliere Di Lorenzo, ma per far entrare poi Olivera. Allora, non c'è stato questo upgrade tra il passaggio di Olivera in campo con Mazzocchi. Allora mi viene da pensare che il mister ci tenesse tantissimo a farli mettere minuti nelle gambe per un futuro utilizzo. Quindi non lo so come saranno le gerarchie in questo momento su quella fascia sinistra. Onestamente hai un Mazzocchi che sta giocando benissimo, un Olivera che secondo me piace molto al mister e Mario Rui che sarebbe quello perfetto che per è scivolato la un po'. Spero che non, io è un mio pensiero chiaramente, spero che tutto questo non porti ad eventuali problemi, perché poi sappiamo che cosa è successo anche nel recente passato. Vabbè, insomma, come se non mancassero, no? Dei problemi ce ne sono stati di tutti i colori in questa stagione, e ora però bisogna andare al concreto e raschiare il fondo del barile, tirar fuori tutte le energie, fare il risultato, vincere in campionato, accorciare le distanze, perché poi tutto può ancora succedere, mancano 15 partite, è vero che 7 punti dall'Atalanta sono tanti, che in mezzo tra il Napoli e l'Atalanta ci sono tante squadre, troppe squadre, è anche vero che se per la prima volta in questa stagione, dopo averlo detto una marea di volte, riesce ad infilare 3 vittorie consecutive, porta male, non lo dire più, non si dice. Ma i tesserati, porta male probabilmente se lo dicono i tesserati, perché lo hanno fatto tutti, no, Mazzarri no. Mazzarri non si è avventurato. No, Mazzarri non l'ha detto. Non lo diciamo. Diciamo così. Vabbè, vediamo giorno per giorno. Che secondo me vivere alla giornata, che è meglio. Ci fermiamo, break pubblicitario, e poi ripartiamo con chi? Chi c'è al telefono? Pronto? Pronto? Vabbè, ti lascio nelle ottime cure della nostra regia. Pubblicità. Eccoci qui, rientriamo in diretta. Allora, leggo di queste dichiarazioni di Elia Caprile a DAZN, questo portiere che è un predestinato, peraltro è stato simpatico perché ha detto: nessuno si è filato la mia grande parata contro il Genoa. Poi aggiunge: mio padre è napoletano, per questo amo la pizza con la mozzarella di bufala, e anche per questo è intuibile dove vorrei giocare in futuro, ma so che è ancora presto. Chissà se davvero è ancora presto, perché anche per la prossima stagione qualche riflessione sul parco portieri si potrebbe fare. Ti faccio questa domanda, poi andiamo al telefono: è tornato il momento di Meret nella staffetta con Gollini, o si andrà avanti così? Bella domanda, Silver, non lo so, probabilmente con il Genova giocherà Meret, credo, perché insomma se è guarito totalmente ed è il primo portiere, diventa poi difficile spiegargli perché non debba trovare spazio. Gollini è stato molto affidabile, ha sbagliato qualcosa nella partita con il Milan, la posizione probabilmente non era proprio correttissima, ha avuto anche un'uscita così un po' a vuoto, però insomma poi nel complesso è riuscito anche a mettere una toppa in un pericolo importante. Quindi al di là però della prestazione singola, io credo che se c'è una gerarchia e Meret è guarito, deve giocare Meret. Credo, sì. Andiamo al telefono, pronto? Sono Lello. Ciao Lello, ben trovato, buonasera a te. Buonasera a te, grazie per quello che fai sia a te che a Italia. Grazie. Sono d'accordo con Italia su Meret. Io c'ho sto Mazzarri al quale, insomma, come voi, scusatemi, ero e sono ancora affezionato. Mi riferisco a ciò che ha detto prima Italia. Io la penso come Paolo, parlo di Paolo De Genio, perché io insieme a lui credo, quando ho visto entrare l'uruguaiano Olivera, io ho pensato: questa è la solita remora psicologica che ci ha Mazzarri, cioè come tenta, come mette gli attaccanti per andare su 4-3, 4-2-3-1,
tiene sempre quel cervello di mettere, pensa sempre più alla difesa che non ad essere, cioè uno che ha 100 milioni in panchina di giocatori pericolosi che sanno fare gol. Cioè noi abbiamo, e mi dispiace molto, perché il Napoli i primi 20 minuti mi è piaciuto, è stato un Napoli compatto, bello, aggressivo. Perché non farlo con persone che possono anche creare qualcosa e minacciare un Milan che era decimato in difesa? Allora questo, sto dicendo questo perché non vedo il futuro, non lo vedo bene. So che lui ha avuto un sacco di le squadre, la qualità delle squadre che ha avuto e tutte le difficoltà che ha avuto. Sono il primo. Però tutti questi 23 anni che ogni tanto mi caccia, io onestamente non li vedo. Tutto sto studio che ha fatto, io non lo vedo. Cioè io prima di voi ho incominciato a vedere il Bologna. Cioè io ho visto il Napoli di Spalletti e forse anche qualcosa in più. Cioè, ma oggi, è qui, ma non solo oggi, da anni, è questa l'evoluzione. In un mestiere, in ogni mestiere c'è l'evoluzione. Io non capisco come fa gente così a rimanere indietro, cioè lo capisco pure perché anche in altri mestieri ho visto che chi rimane indietro poi si perde per strada o comunque non viene considerato per il futuro. E di questo mi dispiace perché secondo me stamattina si parlava con qualche amico di rompere gli indugi e dare, come la Roma ha dato a De Rossi, la coppia Cannavaro, ma perché ha fatto bene, anzi benissimo in alcune occasioni in Asia, in Cina, insomma. Voi che ne pensate di sta cosa eventuale? Io ti ripeto, per me se Mazzarri capisce che deve osare e ha gli uomini giusti per poterlo fare, per me sta bene. Perché non capisco come fa uno come noi a non avere il mestiere per capire, posso non capirci qualcosa io, che sono un profano che mi diletto insomma su tattica e analisi tecnica di un calciatore, ma lui dovrebbe essere uno che ne capisce molto molto più dei tifosi. Lello, ti rispondiamo grazie, alle tue osservazioni, grazie per aver chiamato. Grazie a tutti e due. Grazie per aver chiamato. Io penso, mi rifaccio all'ultimo passaggio tuo, se Mazzarri continua così evidentemente avrà ottimi motivi interni per non lasciarsi andare in maniera ancora decisa ad un atteggiamento ultraoffensivo. Il ragionamento che mi è parso di cogliere in conferenza stampa, dove c'era anche Italia, era il Milan ha fatto un grande pressing, eravamo convinti non potesse durare, aggiungo, penso volesse poi giocare per provare a vincere la partita. In altre occasioni era andata male su tutta la partita di Torino contro il Toro, che è stata la peggiore della sua gestione. Oggi, per risponderti, non penso che ci sia più spazio per i calcoli. Lui lo sa bene, ma le partite come si vincono? Le partite si vincono anche attraverso un'accorta gestione, quando tu conosci i tuoi punti deboli e cerchi comunque di limitarli. E poi provi a vincere la partita. Quindi, gestione, strategia, si prova poi anche al momento giusto. Oggi hai 7 punti dall'Atalanta, è inevitabile che qualcosa in più devi rischiare, devi osare per provare ad accorciare le distanze. Sui Cannavaro, cui vogliamo tutti un gran bene, io non penso che sia il momento di aggiungere confusione alla confusione che c'è già stata, alla confusione che probabilmente, Ita, correggimi se sbaglio, dal punto di vista del gruppo è stata allontanata, perché oggi il gruppo, la sensazione che abbiamo è che sia compatto attorno ad un'idea, cioè abbia sposato l'idea, questo progetto tecnico, e che si stia provando insieme ad andare in un'unica direzione. Andare ancora a rimescolare le cose non credo possa far bene. No, io penso che fare un terzo cambiamento di allenatore sarebbe devastante, a meno che non ci dovessimo trovare di fronte a situazioni terrificanti, ovviamente nessuno se lo augura, poi però sono cose che si dovrebbero valutare successivamente. E se tu me lo chiedi in linea di massima, io credo che un club campione d'Italia che cambi 3 allenatori nel corso di una stagione aggiungerebbe vergogna a vergogna, e mi piace proprio sottolineare questo termine, perché credo che
tutti quanti debbano passarsi una mano sulla coscienza. Ovviamente si parla sempre del presidente, si parla sempre di Garcia, adesso si parla di Mazzarri, ma secondo me i calciatori devono proprio veramente passarsi una bella mano sulla coscienza, bravo. E mettersi a riflettere, perché comunque in campo ci vanno loro e perché comunque secondo me oggi il Napoli ha un problema enorme da evitare, anche se secondo me ce l'ha già, quindi direi forse meglio da superare, ed è il fatto che in questa squadra ognuno non si deve sentire isolato dal resto, pensando al proprio interesse personale, perché vuoi situazioni contrattuali particolari, vuoi persone che comunque ritengono di poter avere anche con contratti più lunghi delle alternative valide all'orizzonte, la mia paura è che questa squadra non pensi che le conseguenze di quello che fanno in campo oggi ricadano domani su di loro. Mi spiego meglio. Non vorrei che pensassero che l'anno prossimo molti di loro giocheranno da un'altra parte e quindi lasciano un po' andare la situazione così come viene, tanto poi no. Tanto poi niente. Io credo che la società, se debba fare qualcosa di veramente significativo, dovrebbe essere questo. Cioè deve far capire ai calciatori, anche se poi a me mi è arrivata un po' questa voce dall'interno sempre di Castelvolturno, il presidente ha bloccato tutte le eventuali discussioni con eventuali agenti di eventuali cessioni, perché ha capito ovviamente da persone intelligente che in questo momento loro non possono sentirsi poi proiettati in un futuro lontano dal Napoli, ma devono sentirsi pienamente inseriti, certo, nel presente, certo, ma nel futuro, Silve, perché tu lo sai come funziona, lo sai benissimo. Se io dico vabbè, ma l'anno prossimo tanto io gioco da un'altra parte, sì mi impegno, ma che tanto che possiamo fare più in questa stagione, e non va bene, non va bene, ed è il rischio secondo me più grande che il Napoli corre in campionato. La Champions è un fatto diverso, perché nessuno di loro vuole fare brutta figura in Champions. E allora Claudio Ranucci, che saluto con affetto, scrive: secondo me Mazzarri deve avere più coraggio, deve schierare giocatori di gamba che saltino l'uomo e possano creare problemi alle difese avversarie, tipo Lindstrom, Politano e Ngong. Ormai non ha nulla da perdere, non servono eccessiva prudenza o sterili pareggi. Complimenti da Italia. E Alvaro Mazzeo: se il presidente dopo la partenza di Spalletti avesse messo il magazziniere sulla panchina sarebbe andata meglio. Va bene, questo è eccessivo. Torniamo al telefono. Pronto? 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 Sì. Ci sono? Sì, sì. Come ti chiami? Mi chiamo Adriano. Adriano Adriani. Buonasera. Buonasera a te. Allora, caro Silver, buonasera. Cara Italia, buonasera. Buonasera. Allora, volevo fare un attimo un discorso, un minuto, cercherò di essere il più breve possibile. Ma prego, fai con comodo. Che non posso da qui non posso esimermi, perché io credo che il danno più grosso che sia stato fatto a questa squadra è stato quello della preparazione atletica di Garcia, perché praticamente, a parte che non so se vi ricordate il numero enorme di incidenti muscolari che ci sono stati, eccetera, ma la squadra fino all'altro ieri non camminava in campo. Ora voglio dire, io sento parlare di 20 più attaccanti, cioè abbiamo 100 milioni in panchina, ognuno ha le sue teorie. Ma il problema vero è che tu puoi fare il 4-3-3 solo se hai due condizioni. La prima è quella fisica, tu devi essere velocissimo. Infatti Napoli l'anno scorso, che ha dominato un campionato con 15 punti sulla seconda, 16 punti sulla seconda, ha smesso di vincere, o comunque di vincere facile, nel momento in cui la preparazione sulla velocità di Spalletti è venuta meno e ha cominciato a trovare enormi difficoltà. Tu devi essere la seconda, è quella che devi essere corto, perché se non puoi attaccare e poi farti infilare negli spazi. Ora è sentito anche, quindi chiaramente uno o due tocchi di grande velocità, tu giochi con 4-3-3 e domini, e puoi dominare la scena della Serie A.
io ho sentito sciocchezze di tutti i generi, i difensori scarsi, ma perché ce l'hanno tutti quanti, Kim? Ma non vi rendete conto che l'Inter sta facendo un gran campionato con Acerbi, niente a quale altro... cioè, voglio dire, non è quello, il problema è che se dormi... Se sei lungo perché cammini in campo, è chiaro che ti fine, l'abbiamo preso sempre gol allo stesso modo, sempre allo stesso modo, sì. Non è che mi dilungo su quale sia stato il mio modo. Bene, prego, prego. Voglio dire solo queste altre due cose. Allora. Quindi ora io ho visto con il Milan, io credo che Mazzarri, che io speravo non venisse proprio a Napoli, lo dico sinceramente, io devo dire che non ha potuto fare a meno di far trovare equilibrio a questa squadra, fino a quando la condizione atletica, ma perché noi abbiamo preso il gol con la Fiorentina, con la Lazio, cioè, che hanno proprio paralizzato questo, il fatto che la squadra non sapeva. Non c'aveva compattezza in campo, giocava a tre allora. Sì. L'ultima cosa che voglio dire, ora con Milan, io ho visto una squadra che si sta ripetendo sotto il profilo. Qualcuno ha detto anche, io lo penso, quindi, che qualche tratto si sia visto il Napoli di Spalletti. Ora il Napoli può giocare, può tornare a giocare col 4-3-3. Perché si sta riprendendo e forse si è già ripreso e quindi diciamo bene. Un certo equilibrio si può ritrovare in campo. Bene. Poi naturalmente non ci scordiamo che stiamo giocando senza Cinese, che per me già certo, che fa mezzo il reparto intero, fa reparto da solo. Io ti ringrazio molto per aver dato questo contributo che ritengo molto interessante, perché la condizione fisica, così come rimarcato anche da De Laurentiis nella breve conferenza stampa di 1:50 di qualche giorno fa a Castel Volturno, è stato uno dei punti anche di rottura con Garcia, tanto che ci svela il presidente ad un certo punto pensando a Rongoni, alla contesa interna con Sinatti che non voleva mettersi a disposizione di Rongoni. Bravo, dice il presidente ad un certo punto, io dovevo andare da Garcia e dire tu o vai via tu o vai via Rongoni. La squadra ha smesso di correre, la squadra ha perso brillantezza. Certo, ma poi se non giochi veloce, se non giochi uno, due, tre tocchi, se non sei convinto, col rischio. No, ma sei stato molto chiaro, devo salutarti perché abbiamo la pubblicità. Grazie per aver chiamato. Voglio andare in fondo a questo discorso. Quindi, quando è arrivato Mazzarri, si è dovuti ripartire praticamente da zero anche dal punto di vista della condizione fisica. Inizialmente Ita non è sfuggito, è stato evidente, Mazzarri ha provato a mantenere l'assetto tattico del passato e le imbarcate sono state praticamente regolari, cioè il Napoli ha continuato a prendere gol in tutti i modi e da tutti gli avversari incontrati. Paradigmatica la partita di Coppa Italia contro il Frosinone, quando i difensori del Napoli andavano in bicicletta e gli altri andavano con uno scooter o con una macchina, cioè il cambio di passo era veramente evidente, nettissimo. Il telespettatore dice una cosa, io per provare a vincere la partita devo limitare innanzitutto i danni e poi sperare che i campioni che ho in rosa il contributo lo diano, e che finora non c'è stato. Non per ultimo, forse per primo, per l'assenza di Osimhen, prima infortunato e poi impegnato in Coppa d'Africa. Oggi probabilmente ci siamo. Io ti dico anche un'altra cosa, che la condizione fisica anche oggi non è quella dello scorso anno. Contro il Verona il Napoli ha tenuto una buona mezz'ora per poi andare in catalessi. È anche una cosa che la squadra si porta dietro, Ita, conseguenza anche dello stato mentale. Perché lo scorso anno tu dopo mezz'ora quanto stavi? 2-0? 3-0? E poi tutto veniva naturale sulle ali dell'entusiasmo. No, ma anche quando passavi in svantaggio, perché è successo delle volte, l'anno scorso tu avevi la certezza che dopo un po' avrebbero rimesso in gioco tutto e che avrebbero risolto i problemi. E tutto questo è sì,
ovviamente, però è anche vero che adesso o si trova una soluzione alternativa oppure non si va da nessuna parte, Silver, perché io lo ribadisco, al di là di tutto questa squadra non riesce a costruire gioco, è banale, è lenta, è prevedibile e non diventa mai pericolosa per gli avversari. Io vedevo a Milano che c'era chiaramente un impeto, insomma un tentativo di risolvere il problema, però non mi ha mai dato la sensazione di pericolosità. Io non ho mai pensato durante la partita che Napoli l'avrebbe pareggiata. Eh sì, ma vabbè, no, c'è stata anche quel po' di sfortuna. Io credevo che invece la riprendesse, sai, più per la foga che per l'ordine della manovra, perché cioè, quello che ho raccolto io è la sensazione di una squadra che non è morta, che cerca... Ho capito, Silvia, ma non sarei neanche morto, però se non riesci poi a creare situazioni pericolose in maniera continua, diventa tutto troppo occasionale, tutto troppo lasciato. Guarda che alla... Ita, il secondo tempo ci sono tre occasioni limpide, le ha avute il Napoli, il Milan ha giocato di ripartenza, come ha fatto sempre, come ha fatto lo scorso anno, come ha fatto anche nel primo tempo, e non ha centrato la porta. E poi, se alla fine ti manca quello che fa gol, e mi dispiace dirlo, ma né Simeone né Raspadori, complice anche il sistema di gioco che li ha penalizzati, i due hanno dimostrato di poter essere delle alternative, ma molto molto lontani da Osimhen. Secondo me dipende tutto da come giochi, Silvia, perché comunque sia anche loro sono stati condizionati dalla... Allora, tu ci arrivi anche male, lo dicevate anche nel lunedì, tu arrivi male al tiro, è tutta una questione proprio di costruzione. Se arrivi male al tiro diventa tutto più complicato. Io credo che la vera grande occasione del Napoli sia stata quel passaggio meraviglioso di Kvara a Simeone, che insomma lì non so se potesse fare meglio, no, comunque non è entrata in porta. Poi le altre sì, c'è stato quella specie di mezzo autogol, palo, però non erano cose che tu dici frutto di una costruzione di gioco asfissiante, ossessiva. No, loro sono sempre in questa situazione intermedia, un po' sotto, un po' sopra, vabbè, comunque vedremo che cosa accadrà. Andiamo in pubblicità. Rush finale di Linea Calcio per questa sera, prima di lasciare il testimone a Punto Centrale, a Toni Iavarone con i suoi ospiti, con i collegamenti in esterna, con la nostra redazione, anche con uno speciale da non perdere, molto toccante, a firma della nostra Alessandra Martino. C'è ancora Italia con noi, andiamo al telefono, dove ad attenderci, cara Italia, c'è Luigi da Tripalda. Buonasera. Buonasera. Senta, signorino. Ho chiamato, adesso sono venuto dalla riunione nel carcere. E subito ho preso la linea. E che sei andato a fare nel carcere? No, siccome che io lavoro lì, sono un mezzo sindacalista. Ma come? O sei intero sindacalista? Io sono un ex sovrintendente capo della Polizia Penitenziaria. Hai capito niente. Però. Allora ti volevo dire, io ho la sensazione che Osimhen, De Laurentiis, sia ostaggio di Osimhen, perché voi mi dovete dire una cosa a me, come mai oggi l'ha detto, Lookman già sta in sede e si sta allenando, l'altro del Milan si sta anche allenando, come mai questo qua ancora non viene? Perché chi è che gli ha detto di venire venerdì, sabato? Ma può giocare questo qua in quelle condizioni? Arriva domani, un giorno, però, due giorni e mezzo? Arriva domani, però. È arrivato, sì, lo so, però anche Lookman è già in sede, ci sta allenando. Ma non si sta allenando a quest'ora, Luigi, no? Non diciamo no, è già arrivato no, lui dice si è già allenato. Già a Bergamo, l'ha detto il telegiornale oggi, l'ho sentito. Allora, arrivava a Bergamo oggi, ma non penso che si sia allena allenato domani. Stanotte, si allena una domani. Serata. Sì, vabbè, ma lo so, ma è un fatto, senta, Italia, ma è un fatto che te già stai in sede, è un fatto che sei ancora fuori. Allora, Luigi, ascolta, c'è stato sicuramente un problema, che se ne dica, c'è stato un problema, il calciatore nei suoi piani, non lo so, nelle sue idee, nelle sue necessità, pensava di poter rientrare a Napoli venerdì, ok? E invece poi c'è stato questo contatto, chiamiamolo così, utilizzando una terminologia consona, tra società e Osimhen ha
capito che probabilmente si arriva prima e meglio, considerando che manca da Napoli dal 23 di dicembre, fu espulso a Roma e quindi il giorno dopo era già partito. Stiamo parlando di 2 mesi praticamente, cioè se Osimhen non giocherà col Genoa, cosa della quale io non sono molto sicura perché bisogna capire in che condizioni sta, se ne riparlerebbe il 21 di febbraio, cioè 2 mesi dopo la sua partenza, che è una follia totale e assoluta da questo punto di vista. Però tant'è, quindi adesso lasciamo perdere che uno è arrivato prima, mezz'ora prima, 3 ore dopo, non ci interessa quello che fa quello dell'Atalanta, né tantomeno quello del Milan. Concentriamoci su Osimhen, vediamo i medici in che condizioni lo troveranno, dopodiché io, se devo fare un pronostico, dico che secondo me gioca con il Barcellona, però magari potrebbe avere anche un po' di spazio nella partita con il Genoa, che il Napoli deve vincere a prescindere da Osimhen. Questo è un dato fondamentale. Questo è certo, e la decide Osimhen. Chissà. E la decide Osimhen. Vabbè, staremo a vedere. Così. Però, per salutarti, come sono andate le cose in carcere? Bene o male? Io adesso, siccome che io manco da parecchio, no, io ci vado ogni tanto per l'unione, però io ti dico solo una cosa, sì, che i carceri sono cambiati, ma è una cosa proprio vergognosa. In negativo. In negativo proprio, in negativo. Lo so. Perché non è possibile che due agenti, un agente e mezzo deve fare 3-4 piani, ma sta diventando una cosa vergognosa. Problemi dappertutto. Luigi, io ti faccio i complimenti perché sei un mezzo sindacalista ancora operoso e hai fatto la tua parte anche oggi, ti ringrazio. Va bene, speriamo che si vince col Genoa. Va bene, lo speriamo di cuore. Ciao Luigi, buon proseguimento di serata. Tema delle carceri, che tema serissimo, che più volte abbiamo affrontato anche con la nostra redazione. Va bene, Ita, io ti ringrazio e ti saluto. Ciao Silver. Un abbraccio fortissimo a te. Tutti. Ciao e grazie a voi per averci seguito, ai colleghi che hanno curato la parte tecnica. Ora la linea va allo studio centrale di Canale 8 per Punto Centrale. Tony Iavarone, i suoi ospiti, collegamenti in esterna e la nostra redazione iperattiva. E Linea Calcio ritorna domani sera. Ciao.